In questa puntata di Warm Up siamo a Popoli, ospiti della seconda edizione del Motor Expo, un'edizione molto particolare, come sempre tanti piloti, tante auto soprattutto d'epoca, un bel contorno di pubblico, insomma tutto sta andando a meraviglia. Sì, abbiamo organizzato questa manifestazione per promuovere la nostra attività, per pubblicizzare la cronoscalata svolta di Popoli che quest'anno si svolgerà il 17 di luglio, quindi non nella classica data dei primi di agosto, perché siamo stati costretti a spostarle, quindi abbiamo scelto questa data del 17 luglio sperando che ci sia un buon riscontro di piloti, di appassionati. E oggi abbiamo organizzato questa manifestazione completamente gratuita, dove abbiamo invitato piloti, appassionati, il club delle Vespe, possessori di auto storiche, tuning, c'è un po' di tutto, per passare una giornata insieme e promuovere la nostra campagna per diventare soci e quindi dare un contributo alle SD Svolte di Popoli per l'organizzazione della manifestazione, che è sempre molto impegnativa, e per sensibilizzare anche i commercianti, imprenditori locali, per dare una mano a questa manifestazione che va avanti da 50 anni, da 54 anni. Quest'anno sarà la 54esima edizione, quindi un evento che sicuramente va difeso, anche perché è l'unico evento motoristico sportivo che è rimasto in Abruzzo, quindi sicuramente una manifestazione che andrebbe aiutata anche dalle istituzioni, quindi la regione, la provincia, il comune, che sicuramente ci dà sempre una mano e quindi è sempre presente al nostro fianco. Per la cronoscalata c'è dietro un anno di lavoro, come diceva lei manca pochissimo, a che punto siamo? Sicuramente c'è dietro tanto lavoro, e l'organizzazione della manifestazione inizia il giorno dopo la fine dell'edizione passata. Siamo a buon punto, stiamo raccogliendo i fondi, stiamo avviando tutti i contatti con gli sponsor, la parte burocratica la stiamo avviando in questi giorni, le autorizzazioni, quindi siamo a buon punto, anche perché quest'anno l'abbiamo anticipata rispetto al solito, quindi speriamo di essere pronti. E qui a Popoli incontriamo anche una bellissima auto d'epoca, una Balilla Torpedo del 1932. Sì, è un 508 Balilla Torpedo, uno dei pochi esemplari ancora esistenti, perché le notizie che ho io saranno 6, massimo 7 in circolazione ancora. Ci parla di questa macchina, della sua storia, dove l'ha trovata? Questa qui era di un signore della provincia di Teramo, che poi è morto. E questa è una macchina che ha una storia particolare, perché questa qui è stata trasformata, è nata così, no? Nata da Torpedo, trasformata in camioncino, cioè veniva tagliata e messo un cassone dietro e si usava per lavorare, mentre all'inizio era dei ricchi, poi è diventata dei poveri dal 1953 fino agli anni 90, e poi rimessa, riportata a Torpedo come in origine, quindi è stata... Ha fatto un certo lavoro molto minuzioso e anche costoso. Anche il Tuning Club El Diablo è presente qui a Popoli, voi non mancate mai a questo tipo di appuntamenti, e qui abbiamo una macchina ultra premiata per quanto riguarda la categoria audio. Ce la presenti, ci spieghi cosa hai combinato così, insomma, per vincere tutte queste gare? Prima di tutto viene la passione, con la passione si fa tutto. Allora, sui sportelli abbiamo 325 della GME con un Twitter Impact, sul posteriore abbiamo 238 da 4000 watt, spinti tutti da amplificatori Steg. Anche italiano. Anche le auto d'epoca qui al Motor Expo di Popoli, questa anni 50 davvero rarissima. Sì, è una Oldsmobile del 56, una 88, motore V8 324, è una Holiday, arriva direttamente dalla Florida, è un pezzo di storia americana, sono appassionato di auto americane da sempre, questa occasione, questa bella città, diciamo, dove sono cresciuto da bambino, per cui non potevo mancare, ed è stata l'occasione per portarla e per farla ammirare e vedere un po' da tutta la cittadinanza. Ancora un'auto d'epoca qui al Motor Expo di Popoli, questa ha fatto veramente la storia. Questa ha vinto nel 72 con la coppia Munari-Mannucci, e ha vinto, diciamo, l'unico mondiale di Monte Carlo. E io niente, ho fatto semplicemente un piccolo restyling, questa è una replica in realtà. È un 1300 SRL del 74,
preso da un signore anziano che la voleva rottamare, figuriamoci. Con un po' di pazienza l'ho restaurata e l'ho voluta riprodurre proprio come quella che ha appunto corso nel famoso rally di Monte Carlo nel 1972, la numero 14 esattamente. È una macchina molto, molto sprintosa, ha un'ottima tenuta di strada anche da originale. Diciamo che a livello di restauro è stato abbastanza impegnativo, però devo dire che è stata una grossa soddisfazione. Perché tra tante macchine la scelta è caduta proprio su questa? C'è qualche cosa particolare? Sono appassionato di auto d'epoca. Ho proprio immaginato la macchina come era originale e come potesse essere riproposta, diciamo, con una replica, anche perché consideriamo che le quotazioni di mercato delle originali, che possiamo parlare di Fanalone e comunque HF1006, hanno dei prezzi veramente proibitivi. Popoli, si sa, è famosa per la cronoscalata, qui invece è tutto il contrario, si corre in discesa. Sì, effettivamente sì, si va solo in discesa, però ci divertiamo tantissimo e abbiamo organizzato a Colle Pietro una manifestazione, quest'anno si fa il 14 di agosto, è molto divertente, molti mezzi costruiti tutti fatti in casa, e ci si diverte con poca spesa al giorno d'oggi, e tutto sommato è una bella cosa, venite in tanti perché è da divertirsi. Parliamo un po' di questi mezzi, ci spiega le caratteristiche, sono innanzitutto senza motore? Sì, sono senza motore, qualcuno sono dei kart modificati, altri invece sono dei propri prototipi, diciamo, saldati e costruiti artigianalmente, e qualcuna invece anche in legno, diciamo, chi ha chi ha più inventiva più ne metta, insomma, sono belle cose, insomma. Con poca spesa e tanto divertimento. Anche il team Rossi Sport è presente qui al Motor Expo di Popoli per presentare la stagione 2016 che tra pochissimo partirà. Dove sarete impegnati? Allora, prima gara a Sarnano Sassotetto in provincia di Macerata. Beh, a seguire Ascoli Piceno, Rieti, Terminillo, Popoli, cioè tutte queste, diciamo, le gare più famose come cronoscalate. E niente, vabbè, noi siamo pronti, siamo sei piloti che in varie categorie e varie cilindrate e speriamo che tutto vada al meglio, insomma. Mi auguro solamente quello, che non abbiamo problemi, grossi problemi, ecco. Anche la Vespa è protagonista qui al Motor Expo di Popoli, giocate in casa, il Vespa Club Popoli, siete qui anche e soprattutto per parlare del raduno che ci sarà nel prossimo mese di giugno. Sì, siamo stati invitati dal gruppo della cronoscalata per esporre alcune delle nostre Vespe e cogliamo l'occasione per pubblicizzare il raduno internazionale in onore dei 70 anni della Vespa di Corradino d'Ascanio che si terrà il 25 e il 26 giugno. Il raduno è organizzato dal Vespa Club Corradino d'Ascanio di Popoli in collaborazione con l'associazione Sanguis Francisci di Castelvecchio e quindi questa manifestazione sarà dedicata ai 70 anni della Vespa di Corradino d'Ascanio e alla figura di San Francesco d'Assisi. Il prossimo mese cominceremo a raccogliere le adesioni che si presume scenderanno anche da vari paesi europei. Dovremmo essere almeno un migliaio di Vespe per onorare i 70 anni della Vespa di Corradino d'Ascanio. Concludiamo questa puntata di Warm Up con Cristian Micocchero, presente qui al Motor Expo di Popoli insieme alla sua Yamaha 1. Cristian, manca pochissimo all'inizio della stagione, ultimi test a Vallelunga e poi il 24 aprile si parte. Sì, allora domani staremo a Vallelunga, domani è lunedì per fare gli ultimi test e stiamo quasi vicino ai primi. E dobbiamo soltanto fare ultime modifiche su inquadra bene il rapporto, il freno motore, da una sistematina all'elettronica, però dovremmo esserci. Oggi siamo venuti qua a Popoli, ci hanno invitato a questa manifestazione e siamo venuti pure per dare visibilità agli sponsor e niente. Cosa ti aspetti da questa prima gara? Ci sono piloti che hanno esperienza anche nel mondiale, quindi sarà un po' difficile. Sì. E ci sarà solo da imparare, poi specialmente io che vengo dal 600, però comunque io penso che nelle prime 5 posizioni voglio essere fiducioso di starci,
Poi, a meno che non ci sono sorprese durante l'anno, sicuramente la prima gara sarà un po' più difficile. Però già ogni volta che comunque vado a fare test con la moto abbassiamo sempre di più i tempi, quindi sicuramente da metà campionato in poi la cosa andrà sempre meglio. Diciamo, la prima gara appunto sarà un po' più difficile, però poi secondo me andrà bene.